Bortoletti preso tra due fuochi, ma riesce a reggere ed evitare di scottarsi. Anzi, invita tutti alla collaborazione e pensare alla fase 2, quella dedicata ai cittadini. La prima, rivolta agli sprechi, è stata superata. Ora si deve pensare ai servizi da erogare per garantire agli utenti una buona sanità. Il commissario straordinario dell'ASL Salerno non intende perdere tempo e vuole ottimizzare i 5 mesi che gli restano a disposizione per completare l'opera. Sul fronte della mobilità del personale medico e paramedico che lavora negli ospedali dell'ASL, che sono traghettati nell'azienda ospedaliera universitaria salernitana San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona, Bortoletti è inamovibile. I camici bianchi resteranno all'ASL, non si torna indietro sul deciso no alla mobilità. Il manager lo ha ribadito ieri in un altro incontro a cui hanno partecipato, oltre al direttore generale del San Leonardo Attilio Bianchi, anche esponenti politici come il consigliere regionale Giovanni Baldi, che da tempo sta cercando una mediazione. Il rischio è che i presidi ospedalieri di Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, da Procida di Salerno e di Castiglione di Ravello restino senza operatori sanitari già dalla fine di questo mese. Ora però la parola passa alla regione. L'altro fronte è il rapporto con i sindacati. Ieri pomeriggio Bortoletti, su propria iniziativa, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori dell'azienda di Via Nizza, un gesto di riconciliazione dopo la rottura dei rapporti dello scorso anno. Ha chiesto correttezza e trasparenza, mettendo da parte bandiere e colori. Bortoletti ha ricordato ai sindacalisti che, dopo aver sanato i problemi economici e finanziari, bisogna pensare ai servizi per i cittadini. Ma i sindacalisti, complice anche il periodo elettorale delle diverse sigle sindacali, hanno presentato al manager tutte le loro critiche al suo operato, dal bilancio sanato tagliando su personale e medicine ai turni massacranti dei dipendenti, alla mancata programmazione sanitaria, sino ai tanti precari che sperano di essere stabilizzati. Ma c'è anche una presunta guerra interna che vede protagonista lo stesso Bortoletti ed una sua vice, Sara Caropreso, che da tempo non partecipa alle riunioni indette dal commissario. La direttrice amministrativa gli ha inviato una lettera nella quale chiede chiarimenti sulla mobilità interna di personale e dirigenza medica. Probabilmente è la vendetta per aver subito l'onta della bocciatura della delibera che lei stessa aveva firmato sulla mobilità del personale all'azienda di San Leonardo.